Grazie molto Peppino di questa tua riflessione con noi. Do subito la parola alle ragazze e ai ragazzi del master, poi apriamo la discussione generale. Chi di voi vuole iniziare? Ecco, puoi ripetere il suo nome, siete qui solo da un giorno, quindi Agnese da Brescia. Da Milano. Milano, Milano, prego. Sono in una situazione quasi imbarazzante perché credo di essere l'unica a non essere proprio sulle posizioni che condivide lei, che condividono, quindi credo tutti. Maggior ragione le esprima liberamente La qui. prego, cioè la prego di non prenderla Grazie. come una critica al suo operato, una critica personale, cioè solo davvero desiderio Brava. di capire meglio. Stavo pensando, è esistito, c'è stato un momento in questi anni dove lei ha potuto avere dei pareri, anche da persone che non erano d'accordo su quello che lei stava facendo, ma che non sia stato assurdo o dogmatico come tanti di quelli che ha dovuto passare. Cioè, intendo, ci sono stati tanti interventi assolutamente privi di tatto sulla vicenda di Eluana, quasi la totalità, ma c'è stato qualche momento di confronto in cui lei ha potuto confrontarsi anche senza arrivare naturalmente alle stesse conclusioni con qualcuno? Con qualcuno che non condividesse il suo parere. Guardi, per noi il dialogo era chiaro, sempre, io sono stato, sempre, l'Eluana lo esigeva, apertissimo al dialogo, ma il problema è stato sempre questo, che questa ragazza aveva le idee molto chiare riguardo alla sua vita. E quindi, quando veniva sempre rivendicato, perché qui ci sono due paradigmi, il paradigma della sacralità e della indisponibilità della vita, che viene evocato specialmente dalle confessioni, no? Ma per l'Eluana e per noi è l'inviolabilità, cioè quello che lei è il desiderio, quello che è l'inviolabilità della persona e della sua libertà, questo l'aveva nel suo DNA. Quindi tutto è andato sempre e semplicemente in questa direzione. Quindi io le posso assicurare che dal 18 gennaio del 92 a oggi che sto parlando con lei, che è il 6 marzo del 2012, non c'è stato nessuno che mi abbia creato una situazione di dover riflettere, di dover chiedermi cosa sto facendo. No, continui, continui, vado Sì, avanti col contraddittorio. ecco, esattamente, esattamente. Non Forse non l'ho capita. vorrei che fosse presa come una critica alle sue idee, volevo Deve dire. essere Non una l'ho presa, critica. non l'ho presa Vada come avanti. critica. La mia curiosità più che altro voleva essere se c'è stato un momento non in cui lei abbia detto forse mi sto sbagliando, forse non è la strada giusta. Ma se c'è stata un'obiezione che lei ha considerato non condivisibile, perché altrimenti Certo. evidentemente avrebbe preso un'altra strada nella sua esperienza con Eluana, ma almeno Seria. comprensibile, seria, fondata su principi che appunto non Esatto. fossero dogmatici. No, non c'è mai stato, perché l'unica cosa che hanno sempre evocato è questa sacralità e indisponibilità della vita. Altro non viene evocato. Altre cose, come lei dice, al di fuori di questo dogma, io non le ho sentite come che venissi folgorato, come dicevo sempre alla suora che si occupava sulla via di Damasco, che venissi folgorato di dire, ma guarda un po', questo non l'ho. E quindi, come le ho già detto, dopo oltre 20 anni non c'è mai stato un qualcosa che abbia smosso qualcosa di dire, ma come mai non ho, cioè qualcosa che mi facesse, non so cosa dire, che mi illuminasse in parole povere. Perché vuole sapere questo lei. Se c'è qualcosa che mi ha illuminato in una maniera diversa da come ho sempre mi sono mosso nella direzione. O non ho ancora capito quello che lei vuole No, sapere. no. Molto probabilmente non ho ancora capito. molto probabilmente sono io che non mi spiego, E no, ecco, è beh, molto allora siamo più tutti e facile due, allora pensare. Magari veramente vogliamo siamo. ritornarci sopra dopo, dare la parola. C'è Ezio Vitucci. Ezio Vitucci è una O lei, veterana. professore, se l'ha capito, poi Sì, mi illumini lei. ma poi abbiamo anche la cena noi, per continuare. No, mica adesso, ma più tardi. Buonasera. Io innanzitutto volevo ringraziare
sistemando i pensieri, perché gli input, gli stimoli sono tantissimi e poi ne abbiamo ricevuti in questi giorni di discussione tanti altri. La volevo innanzitutto ringraziare per l'onestà lessicale che mi ha sorpresa quando lei, secondo me giustamente, ha definito vita, non morte. Quella di Eluana era una condizione, una zona grigia, era una non morte, ma non era assolutamente vita, almeno in un modo di vedere da me condiviso con il suo. E poi volevo riprendere anche il titolo di questo incontro, al di là del bene e del male, e chiedermi in tutta questa faccenda dov'è il bene e dov'è il male, nel senso che qui abbiamo uno Stato che, come ha detto lei, delle istituzioni che anche per fini propri, per obiettivi propri, hanno agito trattando l'individuo, il cittadino, da infante, tutelandolo, sottraendogli quella che dovrebbe, quello che dovrebbe essere il compito dello Stato, cioè sottraendogli l'educazione alla libertà di scelta. E qui dov'è il bene? Cioè, in realtà dovrebbe essere uno Stato che dovrebbe fare il bene del cittadino, ma io non dico nella scelta di far morire o di far vivere, ma il bene del cittadino nella libertà di scelta propria in faccende private. Il che le ha impedito di, io uso un termine forte e paradossale, di godere la sofferenza della morte di una figlia. Bellissimo, Peppino. Allora, l'ho sempre detto che mia figlia è morta il giorno dell'incidente, capisci? E questo è da dire. Loro hanno interrotto questo processo del morire e hanno creato questa situazione strana. Per la medicina, me l'ha detto chiaro quando lui ha evocato la cultura della vita, tutto quello che non è morto encefalica, vale dire delle tre parti del cervello, corteccia cerebrale, cervelletto e tronco. Quindi il tronco in questa condizione funziona. Quindi per la medicina lui mi ha detto chiaro e tondo, tutto quello che non è morto cerebrale è vita. Anche Ceronetti nella sua ballata finale nel libro dice priva di morte, orfana di vita. Questo, ma per, più che percepire questa condizione estranea che crea al modo di concepire l'esistenza, che crea la medicina, e considerare questo per la medicina è così. Ma è chiaro che poi in base alla nostra Costituzione c'è questa famosa inviolabilità della persona e della sua libertà, e non c'è verso. Questa infantilizzazione, che io veramente ho detto queste cose nel gennaio del 92, non sono all'asilo, per favore. Ma loro pensavano che fossi pazzo, ma non trovando interlocutori. Quindi io sono stato un randaggio che abbaiava alla luna, che poi ha smosso le coscienze. È chiaro che adesso tutti quelli che vogliono avere la possibilità di lasciare queste disposizioni, quindi come un araldo di libertà, in parole povere. Ma sempre, guardate, io ho sempre detto, ho dato voce a mia figlia, non poteva non darlo, per la sua straordinarietà e per la sua chiarezza, è tutto lì. E nient'altro. Dunque, due dei nostri nuovi allievi, prego di presentarvi. Io sono Giorgio Bottini dell'Università di Pisa. E sì, anch'io ho una domanda leggermente pepata, diciamo. Ma mi raccomando, state tranquilli, dovete farle pepate, se no. Ecco, allora, anche più super pepate. No, io volevo proprio chiederle, dopo 20 anni insomma di lotta su questo tema, dopo aver avuto un riconoscimento anche giuridico su tutti i gradi del nostro ordinamento, a cui però è seguita una legge come quella che ci stava illustrando prima, dopo aver fatto una battaglia per tutti a partire da un caso personale, è mai stato tentato dal fatto di non praticare tutto questo grado di battaglia e di sofferenza per un bene di tutti e di seguire la strada della disobbedienza civile invece? Perché penso sia un grande dramma, cioè davanti a cui sono posti tutti quelli che fanno lotte di questo genere, passando da un dramma personale a un'acquisizione di diritto per tutti quanti. Vedi che... Guarda, una volta che la vicenda è partita come è partita, ha avuto lo sbocco che ha avuto, non c'erano altre strade percorribili, come ho già detto. Può sembrare paradossale, ma non c'erano. La vera libertà è solo dentro la società. Se usi il fai da te, allora non ha più senso neanche parlarne.
non ha più senso parlarne. Quindi parliamo di libertà e di diritti fondamentali dentro la società, dal momento che chi ha agito, chi ha creato questa situazione, ha agito anche nella trasparenza e nella legalità, e non c'era altra strada percorribile. Quello che però, l'ho notato e l'ho noto in questi 3 anni, una volta finito, la gente vuole essere informata, ma veramente, cioè avere un'idea di questi meccanismi, sia clinici sia giuridici, veramente sono pochi a volerlo, perché non si tende a dire, cioè trovarsi scoperti in questo, si tende a dire prima mi ci devo trovare, ma pensi voi, se io ero scoperto nell'approfondimento, l'approfondimento della famiglia c'è stato, sono stato costretto a farlo dentro la società, ma dentro la società non mi sarei mai sognato. Che, prima di tutto di trovarmi come randaggio che abbaiava la luna, il deserto, e che poi le istituzioni potessero mettere in atto quello che hanno messo in atto. Mi riferisco ai 2 rami del Parlamento, mi riferisco al Presidente del Consiglio, al Presidente della Regione Lombardia, a tutti questi che hanno agito contro. E questo è da dire. Quindi la gente vuole ancora essere, e sono convinto che non si è mai informati abbastanza di queste situazioni. E quindi si deve arrivare, guardi, si deve arrivare a poter dare queste disposizioni per quando si è in questa situazione, di non lasciare a nessuno questa condanna di dover dar voce. Se ci fosse stato un caso Eluana dentro la nostra famiglia, la prima cosa avremmo liberato gli altri componenti della famiglia di trovarsi nella situazione che si abbiamo trovato, e di non dare scampo, ma veramente, a nessun medico che osasse dire io non posso non curare, oppure che istituzionalmente, perché io questa sentenza l'ho fatta leggere al medico che ha creato questa situazione, è evidente, ne ho parlato e continuo a parlare, i suoi convincimenti non sono cambiati, però parole sue scritte da lui, cioè lui come persona e come personalmente e professionalmente è diverso, non ha cambiato concetto, perché io gli ho detto se ti capito io adesso nella condizione di cosa cominci ad evocare, ecco quello che volevo dire è questo, tutto quello che è stato evocato contro non sono riuscito mai a dare un senso, quindi nessuno mi ha mai toccato, se riesco a capire quello che voleva dirle, quindi nessuno, tutto quello che viene evocato contro queste libertà e questi diritti fondamentali, però dovete sapere una cosa, questo è fondamentale veramente, questa vicenda non è mai stata contro nessuno in assoluto, quindi per noi che altri abbiano idee diametralmente opposte a noi, come lo avesse il medico, è la cosa più ovvia e più naturale del mondo che venga rispettato, e questo era stato solo per un qualcuno, questo qualcuno che aveva le idee molto chiare e che ha dato molto fastidio. Il fatto di porre alla società civile, alle istituzioni, un problema del genere, a loro ha dato solo fastidio. Beh, questo per noi era così e non c'era verso di questo. Quindi è questo da dire. Quindi che tutte, guardate una cosa, è incredibile che tutte queste associazioni che vengono definite pro-life, non solo i rami del Parlamento, si siano scatenate sempre contro questa. Ma se l'Eluana ci ha detto a noi che non aveva 10 anni, credo di avervelo detto, cosa credete di centrare voi con la mia vita o non l'ho detto? L'ho detto a me oggi. Ah, ecco, guardate, che per darvi un'idea chi era l'Eluana, non aveva 10 anni, che in una disputa familiare apostrofò i suoi genitori, perché a suo modo di vedere non l'avevamo rispettata abbastanza. E lei ci disse, cosa credete di centrare voi con la mia vita? Ho la mia dignità e la mia libertà. Quindi pensate voi, non aveva 10 anni, poi abbiamo visto come cresceva quando da queste suore, lei ha fatto il liceo linguistico, le suore di Maria Ausiliatrice, molto rigide nei loro concetti e tutto, che è entrata in grande conflitto. Ma cosa avrebbe detto agli altri? Cosa credete di centrare voi con la mia vita? Tutte queste associazioni che si sono scatenate contro, evocando tutto quello che hanno evocato e tutte queste cose. Pensate che la Procura di Udine, noi siamo stati anche sempre da queste associazioni che sono andate persino in Europa, che hanno detto irricevibile queste cose. Queste associazioni hanno invaso la Procura di Udine con querele, tutte le diavolerie di questo mondo giuridico, appelli e tutte queste cose che hanno dovuto incriminarci, pensate voi, hanno dovuto incriminarci per omicidio pluriaggravato nel caso che io rampato. Quindi ci è voluto un anno perché tutte queste diavolerie giuridiche che loro avevano impostato contro venissero archiviate. Tocca a lei.
si può presentare. Grazie. Sono Davide Pala dell'Università di Torino. La domanda è semplice, credo che gliela abbiano posta già un sacco di persone, io gliela ripropongo comunque. Cioè, la cosa che mi sono chiesto è, ma in 15 anni, no, che è un periodo obiettivamente lungo, cioè un pezzo di vita, ha mai pensato a un certo punto, basta, io non ce la faccio più? Non si può. Io questo lusso lo dico sempre, non me lo sono mai potuto permettere. Come se, e guardi, non voglio fare parole grosse, ma come si fa a tradire una propria figlia? Quando la si era scoperta che era veramente la forza della natura, cioè lei aveva nel suo DNA la libertà, e quello che lei aveva, quindi come si fa a non far rispettare una propria figlia? Come si fa a non farlo? Quindi io mi sarei distrutto, è chiaro che è devastante fare una cosa del genere, ma sarebbe stato doppiamente devastante, forse non ce l'avrei fatta, a non farla, a dire questo lusso non ce la faccio più, perché conoscevo bene Luana. Lei, ecco, io quando è successo questo avevo 50 anni, se succedeva a me, lei con l'irruenza dei 20 anni, non so cosa avrebbe scatenato, perché avevamo questa posizione univoca, cioè che, veramente, non mai, che non capissero, con quale diritto una persona può disporre di un'altra persona e raccontare tutto quello che ho sentito in questi oltre 20 anni. E ne si pongano la questione, veramente, cosa c'entrate voi? Meno di chiedere niente, la richiesta è sempre questa, lasciami morire. Perché lo stato della... cioè, un momento, prima avevo percepito i pericoli, adesso ho le prove. Io ho le prove di tutti i limiti del mondo clinico, della clinica medica e anche del mondo del giurisdizionale, giuridico. Finché ci sono questi limiti, nel caso mio, io ho detto, nessuno si sogni di evocare niente. Quindi se io mi dovessi trovare come Leluana, o un medico mi dà una ragionevole certezza che se io decidere, o mi deve lasciar morire, perché io non posso stare a cominciare a sentire la rava e la fava o tornare ad Adamo ed Eva per tutte le cose cliniche o giuridiche, non ne parliamo poi delle cose filosofiche, beh questo è chiaro, perché la filosofia c'entra e come qui, ma le mie libertà e i miei diritti fondamentali non possono essere messi in discussione da nessuno, quindi loro capovolgono la situazione. Io ho detto, siete voi che create queste situazioni che dovrebbero giustificarsi, non io che le avanzo queste, certo, queste richieste, sono loro che me le negano. Scusa Peppino, te l'avevo detto che sono combattivi, il dottor Mandirola lui è un veterano invece. Sì, sono anche molto emozionato, mi sono emozionato solo quando l'anno scorso sono venuto a Ambrosoli, quindi ci sono delle testimonianze che effettivamente emozionano. La domanda è semplice, però la premessa è un filino più complicata. Lei, io insegno nelle classi e la sua vicenda è stata in quell'anno una vicenda emblematica per gli studenti, ne abbiamo parlato tantissimo. La sottolineatura era sempre sul fatto che lei appunto per qualsiasi motivo, oggi ce l'ho spiegato, l'ha fatto, però ha scelto un iter lungo, pesante, l'unico complicato. Iter possibile dentro la società, non c'erano altri, sì, dentro la società e dentro la legalità, certo. Sono se perfettamente... lei sapeva e conosceva un'altra iter? No, io sono perfettamente d'accordo, è che diciamo che questo interruttore dell'unico possibile ce l'hanno in pochissime nella nostra società. Cioè le scorciatoie sono sempre quelle che il nostro paese... Allora nostro non saremmo qui a parlarne, infatti, se usavano le scorciatoie. Infatti, le dico, cioè, l'ammirazione che provo per lei è pressoché sconfinata. No, l'ammirazione è per la figlia, non per me. Io, vabbè, io non insomma, lei, lei è stato lo strumento con cui la volontà Peppino della figlia ha avuto poi fine e ha avuto la conclusione che tutti noi, almeno io... Ma se non esisteva una creatura con questa forza che noi avevamo percepito, non la potevo avere neanch'io nel difendere queste cose. Questo è evidente. Questa è la giustificazione, no, che le ha fatto giustificazione, la realtà. L'interruttore che io, diciamo, ammiro in lei. Ma la domanda è un'altra, nel senso la domanda è questa. Quando lei era quasi al compimento della volontà di sua figlia, ha raccontato il Parlamento di tutta fretta, anzi il governo di tutta fretta, stava facendo un decreto legge per... Sì. La domanda è, lei vota adesso? Cioè, riesce...
deve avere fiducia nelle istituzioni, che non siano quelle naturalmente figlie della magistratura o comunque di un concorso pubblico, ma quelle elettive. Lei vota, ha fiducia in questo? Decisamente, perché siamo noi il potere che abbiamo noi cittadini di far cambiare le cose. Solo noi possiamo far cambiare le cose, veramente. Altro che si deve votare. E come anche? Non solo voti, ma... Io ho avuto, ecco, vede, sono due i libri. Il libro è Luana, la libertà e la vita. Il primo è dedicato alla madre, perché veramente l'unica grande autentica espressione d'amore delle Luana è stata la madre, che viveva in simbiosi e che si è consumata per lei. Io, è chiaro, per la mia radice non potevo fare differentemente. Ma il secondo libro, La vita senza limiti, quello che crea la morte di Luana in uno stato di diritto, è dedicato ai magistrati, perché non si sono dimostrati servi di nessun potere. E noi dobbiamo cambiare le cose, appunto questo. Non dobbiamo mandare dei servi in Parlamento. È chiaro? Qualcuno ha scritto anche qualcosa in merito, o no? Professore? Ma tu lo testimoni, che è facile scrivere, difficile testimoniare, caro Peppino. Ti ringrazio, mi associo alle parole dell'ottimo Mandirolo. Abbiamo un altro giovane, poi i veterani dopo, caro Gisondi, chiacchierone. Sì, io volevo chiedere semplicemente a che cosa dobbiamo la forza di questa visione. Adesso lei ha detto che questa grande visione in fondo era quella di sua figlia. Sì, esatto. E a sua volta sua figlia è stata educata da lei. Ed è stato educato in una certa... in una città, in una certa comunità e con certi riferimenti culturali. Se lei dovesse riflettere su se stesso, in un senso retrospettivo, ma anche legato al presente, perché poi, insomma, i contenuti si arricchiscono, cioè i principi si arricchiscono sempre di nuovi contenuti, no? In che cosa ha trovato supporto? O in generale, bravo. Esiste un momento in cui la nostra coscienza civile diventa una vera autocoscienza, nel senso che sa di fare ciò che fa e non fa semplicemente ciò che fa senza pensarci. Ecco, se lei dovesse pensare all'atto di nascita della sua autocoscienza, della sua autocoscienza di cittadino, non so se ci sono degli episodi, delle persone, dei luoghi, dei libri. Ottimo. Guardi, mi dà anche spunto, prima del fatto. Mi è chiaro, mi dà lo spunto. Se sei ma certo. Chi potrebbe leggere la lettera di Luana? Poi la risposta c'è in questa. Vuoi lettera. Che provi io? Ecco, grazie, grazie, benissimo. Grazie. Non l'ho mai letta. C'è eh? La risposta. Ecco. Non l'hai mai letta, veramente? No, non l'ho letta. Ciao Grandi. Natale 91, neanche un Natale mese 91, Grandi è scritto... Trovata con... 15 anni dopo, poi scusami. Prego, figurati Peppino. Grandi è scritto con tutte le lettere maiuscole. Sì, perché questo è il nome giusto. Siete grandi. Questo è il vero regalo di Natale. Qualcosa che ho fatto meglio, qualcosa pensato per voi è questo. Una lettera, qualcosa di mio che dono a voi. Vi volevo ringraziare per tutto quello che mi avete donato, insegnato e trasmesso in questi 21 anni trascorsi insieme. Sì, perché abbiamo avuto tante divergenze e tanti piccoli e grandi problemi, ma li abbiamo superati grazie al bene che ci vogliamo. Sai tu, Papi, ogni tanto dici che non siamo una famiglia perfetta, e hai ragione, perché siamo super, scritto sempre in lettere maiuscole. Perfetto, un aggettivo che sminuisce la nostra unione. Voglio vedere in quali altre famiglie, dopo grosse tempeste e bufere, come accade ogni tanto tra noi, subito dopo ritorna il cielo sereno e splende una sola così forte, e un sole, scusate, così forte da scaldarci la pace ritrovata. Non vi scambierei per nulla al mondo, perché Dio, quando vi ha creati, ha buttato lo stampino. Come al solito la più fortunata sono stata io, perché ho ricevuto da Dio voi, il più bel regalo del mondo. Quindi vi sbagliate di grosso quando pensate di non essere bravi genitori. Penso che finalmente il tempo ve ne ha dato la dimostrazione. Dopotutto nessuno nasce imparato. Io ci tengo molto a voi, siete gli unici veri punti fermi della mia vita spericolata, fra virgolette.
Spero di non deludervi mai, perché vi posso assicurare che ne soffrirei più io di voi, perché per voi, oltre a provare un grande amore, nutro anche una grande stima. Sì, voi due, oltre a essere dei perfetti genitori, siete anche delle buone persone, perché mi avete insegnato la bontà e la generosità, ma soprattutto dei grandi valori, quali il rispetto verso se stessi e gli altri, il piacere di avere una famiglia salda, calda e affettuosa, sulla quale si può sempre contare. Sì, perché noi tre insieme formiamo un nucleo molto forte, basato sul rispetto e l'aiuto reciproco. Bravi. L'unica cosa che vi posso dire è che voglio un mare di bene e siete due persone veramente in gamba. Spero un giorno diventare brava come voi. Con tanto affetto, la vostra bambina Eluana. Credo che sia una risposta. Gisondi, lei ha il coraggio di parlare. Grazie Peppino. Grazie a voi. Grazie. No, alla signora, se vuole ancora replicare, se le ancora, sì, se ci certo, dà quella possibilità, certo. Carissima. Certo. Vai, vai. Vada tranquilla. Credo sia un po', insomma, un po' ozioso adesso tornare ad insistere su certo. Questo concetto, però bene, no, ma o male ci faccia capire questo concetto, sia così gentile. Bene o male, ma ci faccia capire questo concetto, qual è il suo concetto? Sia così gentile, esprima questo concetto. Il concetto è che tutti noi ci siamo trovati tante volte in disaccordo su delle questioni, soprattutto di carattere morale, perché alla fine io sono... ho una deformazione professionale kantiana molto forte in questo senso, quindi dovete perdonarmi, però l'ambito morale è il più difficile in cui trovare dei punti saldi di condivisione, quindi non mi chiedevo se qualcuno le avesse mai reso possibile porsi delle domande differenti da quelle che si è posto lungo questo cammino, o addirittura cambiare idea, adottarne delle nuove. Questo no, perché non è accaduto. Mi chiedevo solo se lei ha mai trovato delle persone che, pur avendo delle idee diverse dalle sue, proprio sullo sfondo morale, fossero state tuttavia delle persone con cui lei è riuscito a trovare un dialogo. Ma altro che il rispetto verso se stessi e gli altri. Lei ha detto che gli eravamo insegnati a noi. No, l'aveva nel suo DNA, l'avevamo tutti e tre. Certo. Quindi con chi che sia io dialogo, certo, al massimo rispetto, su posizioni diametralmente opposte, ma in automatico. Ecco dove io lo davo per scontato che gli altri fossero così. Questo è stato il mio errore. Di credere questo, e questa lettera è emblematica di questo fatto, questo rispetto verso se stessi e gli altri, veramente quello che è mancato e che continua a mancare secondo me da chi si ostina a sollevare, cioè a andare contro. Beh, questa vicenda non è contro nessuno, gliel'ho già detto. Mentre questa vicenda fosse contro qualcuno. E questo da dire, quello che non hanno capito, quelli che ci vengono contro, lo stesso Parlamento, legiferando così, perché loro pensano che questa sia contro, lasci stare che filosoficamente sempre quel Francesco D'Agostino che stima molto questo, di piani scivolosi e tutte queste cose qui. Qui non c'è nessun piano scivoloso, c'è una creatura straordinaria che noi abbiamo rispettato per 21 anni e che dovevano rispettarla per quella che era, perché rivendicava solamente... meno di chiedere niente, meno di chiedere di essere lasciato morire. Può una persona? Esatto. E se evocava, dovete curarmi come mi evoca, si può parlare dell'allocazione delle risorse e tutto, ma io ragiono sempre per assurdo. Quando parlano, come adesso sono attuali le risorse, io vi do tutte le risorse del sistema planetario solare, prima se non mi create questa situazione. E nel caso che non mi avete creato, non lasciatemi un minuto più del dovuto. Perché io ho detto, siccome la vera prova d'amore, cioè la vera che erano le cose, gli ho detto alle misericordine, lo sapevano, non sta un minuto neanche nelle mani misericordiose delle misericordine, un minuto più del dovuto. Perché, come vi ho già detto, loro avevano visto che l'autentica grande espressione d'amore si era consumata, quello era amore.
il loro non lo met, io non metto in dubbio niente, ma dovevano aver rispetto. Io non dico niente a nessuno, ma loro, sapendo queste cose, e poi avendolo già detto in privato, avendolo in pubblico per avere quell'effetto, lei lo sa, perché tutto questo sono effetti speciali, morire di fame, di sete, eutanasia che vengono evocati, non ha nessun senso in questa vicenda, e lei lo sa benissimo che non ho mai replicato a niente a nessuno su questo campo, e pensavo che questa lettera le desse la risposta a quello che lei, ho capito adesso bene, doveva parare. Credo che la risposta c'è già. Guardate, si è scatenato un rinnovato desiderio di dibattito. Pepino, hai ancora 5 minuti? Di... Volentieri. Sicuro? Guarda che poi a cena continuano, sono irrefrenabili. Allora, conoscendo la vostra malignità, darei la... Ma è meglio in questo contesto anche. Certamente, ma io sono ben... No, ma il problema è che gli amici astigiani, quando vedono cos'è il master, diranno, ma cosa abbiamo portato? Lei e poi il Gisondi. Allora, io volevo chiedere se, allora, visto che la Chiesa è andata veramente contro durante la situazione... Le gerarchie, non la Chiesa. Le gerarchie, esatto. Non la Chiesa, le gerarchie. Perché parecchi membri della Chiesa o componenti della Chiesa mi hanno chiesto scusa per loro. Ecco, e infatti io volevo capire se il suo rapporto precedentemente, appunto al 92, cioè è cambiato con il suo rapporto con la religione e con la Chiesa, è cambiato appunto a causa di... È cambiato perché io sono un conterraneo di padre Davide Maria Turoldo, che aveva una grande fede, avrei voluto sempre con mia figlia, volevamo parlare. Adesso è cambiato perché non c'è possibilità di dialogo con le gerarchie, ma con la Chiesa sì, io con parecchi con le gerarchie no. Veramente Baragan, mi ricordo che una tavola rotonda con Paolo Flores Arcais mi ha detto, ma ha accusato appunto di essere un assassino, però lui aveva simpatia per me, io ho detto dai, faccia il bravo, come fa aver simpatia per un assassino? Veramente? Ma l'ha detto così? Così simpatico. Io mi chiamo Chiara, vengo da Pisa. Cioè, la cosa che mi ha sorpreso tantissimo di quello che ci ha raccontato è il fatto che, cioè, sembra che lei sia stato il primo a porsi questo problema in Italia. Purtroppo sì. Sì, purtroppo nei termini che sono posti, quello che mi sono meravigliato io, come l'ho già detto, dalla seconda, ecco, nessuno abbia sollevato. Il problema è la libertà di cura e di terapia in quella condizione. Un semplice no grazie all'offerta terapeutica. La prima cosa che gli ho detto al medico, non sai andare oltre, gli ho detto lui. E lui mi ha chiesto cosa vuol dire andare oltre. Semplicemente rispettare quello che avrebbe voluto questa persona. Esatto. L'ha detto la Francesca, sono autorizzato a dirlo. Questa Francesca oggi è un avvocato civilista e penalista. Purtroppo sì, ma io mi sono reso conto, solo cadendoci dentro, di avere queste idee diametralmente opposte anche al sentire comune. Guardi, le ho già detto, il clima culturale che ho trovato io era da randaggio. Adesso, come l'ho già detto, la gente sa che può rivendicare queste idee, ma grazie a questa sentenza e grazie a questa vicenda. Gisondi, rinuncia, perché lei tormenterà il dottor Anglaro a cena, che conosce. Allora c'è un'altra ragazza del master. Il master quest'anno per la prima volta ha una assoluta maggioranza femminile. Allora, Cinzia Spallone da Milano, volevo solo avere una curiosità, ma è l'amico di Eluana che appunto precedentemente si era trovato nella stessa situazione, che percorso ha avuto? È morto poi nel 2005. Certo. È morto, sì, è durato. Ma lui aveva uno stato di coscienza minima, non sono stato a tediarvi, perché è una cosa, cioè la magistratura non mi avrebbe mai autorizzato se non c'era veramente la condizione peggiore, cioè nessuna percezione, mentre il suo amico Alessandro aveva uno stato di coscienza minima. Quindi quando si parla di uno stato di coscienza minima, mai e poi mai la magistratura avrebbe autorizzato. Però io vi posso assicurare che creare una condizione di coscienza minima anche è una condizione estranea al modo di concepire. Non l'avrebbe accettato mai l'Eluana una cosa del genere. Ma deve essere, cioè, e il problema è non entrare in questi meccanismi, perché una volta che si entra, una volta che voi dite al medico faccia del suo meglio, mi curi, è chiaro che dovete accettare i risultati che ne conseguono. Ma se voi dite al medico, un momento, dialoghiamo, perché voglio sapere fino a che punto ti puoi spingere se poi ti fermi,
Quindi questo medico, da parte dell'Eluana, dando voce a noi, non era autorizzato a niente. Lui ha detto però che non aveva bisogno di nessuna autorizzazione perché partiva da uno stato di emergenza, il che non è più possibile adesso, in base a questa sentenza, evocare queste cose. A questo punto vorrei chiedere agli amici astigiani, vi ringrazio per la pazienza, ma sono stati chiacchieroni come al solito. Ci sono domande, commenti, vi invito e vi prego di prendere la parola se lo desiderate. Con lo stesso clima, prego. Sì, lei ha parlato. Chi è? Un giornalista. Sono un cittadino astigiano. Bravo. Allora, non ha detto che fa il giornalista. Le chiedo, lei ha parlato prima della sua vicenda, della sua lunga vicenda giudiziaria, quindi dando per scontato il suo appunto. Fede nell'agire nella legalità e quindi solo in questo, perché secondo lei era l'unico modo per agire all'interno della società, ma non era possibile, non ha mai pensato di fare come credo qualcuno le avesse suggerito, di andare in una società, in un'altra società, cioè in un altro paese come Svizzera, Olanda, che hanno delle legislazioni molto più permissive, come abbiamo visto di recente anche nel caso molto diverso di Lucio Magri, che quindi sarebbe potuto avere la legalità, comunque una soluzione legale piena, per è un'illusione molto quella, facente. Grave, e di fronte a come si erano messo le cose dall'Eluana, questo lei lo può fare quando non rende pubblica la cosa, ma siccome la cosa è stata pubblica sin dall'inizio, sin dai primi giorni nella saletta della rianimazione, questo lei lo deve e lo può fare, momento, che fai da te, se non solleva queste cose. Perché una volta che solleva queste cose, neanche negli altri paesi, guardi che attuare il decreto, dove l'ho attuato io a Udine, lei trovare un altro paese disposto a attuare questo decreto, non lo trovava mica facilmente, cioè era quasi impossibile trovarlo, perché questa situazione si era creata in Italia e tutti gli dicevano no, le cose italiane ve le risolvete in Italia, certo. Questo gliela assicuro, quindi quell'illusione, quindi non fate quei paragoni come Lucio Magri o queste cose, cioè che un altro paese mi aveva detto vieni da noi, che ci pensiamo noi, no, questo è completamente fuori dalla realtà, ve l'assicuro, certo. Ve l'assicuro, questo fatto. Mi si dice che succeda in molte case di cura, cioè che dei casi come sua figlia proceda a interrompere l'alimentazione forzata senza farlo appunto fuori dalla pubblicità. Ma non possono essere pubblici, perché queste cose le fanno ma non verranno mai scritte nella cartella clinica, lo si sa queste cose. E quindi tutta questa vicenda può portare a questa libertà dentro la società, senza bisogno di nessun tipo di sotterfugio, esatto. O di questi accorgimenti tipici del nostro costume. Ma io non voglio fare il moralista di questo. Come vedete, io non ho mai evocato di queste cose, guardate come mi... No, questa creatura era così, l'abbiamo rispettata così, la dovete rispettare. Chiuso, tutti gli altri discorsi non hanno un senso in questa vicenda. E grazie al cielo, ecco, l'unica che mi dicevano tutti, credi troppo nella magistratura. Ma, e lo so che veramente, ma se non si crede in qualcosa, cioè senza la passione e la tenacia nel credere, io ero l'unico a dire non possono che rispondermi così di fronte a questa situazione, certo. No, secondo me non avevano alternative, se erano delle persone che avevano rispetto. E quindi, e vedete che poi la magistratura, una volta che dovete pensare che loro pensavano sempre c'è stato un collegio, no. La Corte Suprema di Cassazione era dietro questa vicenda nella sua interezza, non è che era una sezione della Corte, no, la Corte ha detto adesso basta, è entrato il primo Presidente della Cassazione e ha detto qui non c'è nessuna sentenza creativa, c'è il rispetto della Costituzione e degli accordi sovranazionali, chiuso l'argomento. Ecco perché di fronte, quindi ne vale la pena se le cose vengono fatte nella trasparenza e nella legalità, perché non ci sono zone d'ombra in questa vicenda
e non potevano che rispondermi così. E quindi avere poi contro i due rami del Parlamento e tutte queste cose, avete visto che non avrebbero potuto, perché c'era la Cassazione dietro questo. Perché la vicenda, come vi ho già detto, era cristallina. Quello che non erano cristallini erano loro che hanno evocato tutto quello che hanno evocato e continuano ad evocare. Pensate solo il fatto che vogliano legiferare in questa maniera, in una maniera palesemente... Non occorre, si sono espressi i maggiori giuristi italiani, ma come vi ho già detto, i meccanismi alle volte della medicina consentono di lasciar dire tutto il contrario di tutto, però bisogna vedere. Ecco, a un certo punto, finché non c'è la certezza del diritto, perché vi ricordate tutto il caso di Mario Riccio, il medico veniva prosciolto da un magistrato, sempre dopo essere stato incriminato anche lui, ecco, quello che non mi veniva prima, esposti denunce e querele, a Udine erano, che avevano bloccato per un anno, esposti denunce e querele. Quindi l'amico Mario Riccio, che fa parte anche lui della consulta, che riconosco di bioetica di Milano, lui veniva prosciolto sempre dopo essere stato accusato e tutte queste cose, ma nello stesso tempo un magistrato proscioglieva e un altro magistrato bloccava il Riccio di turno che andava da Nuvoli. Io conosco bene questa vicenda, conosco la moglie di Nuvoli che l'ho incontrata, che anche lei ha scritto un libro. Quindi pensate voi, non c'è la certezza del diritto. Allora tutti mi mettevano in guardia, stai attento. La miseria. Può essere, vedete una cosa è il singolo magistrato o un singolo collegio, una cosa quando c'è la Cassazione. Il primo presidente della Cassazione, che non è poi di sinistra, sapete che il Parlamento e il presidente sono abituati a dare di sinistra ai comunisti e a tutti, no? Quelli che no, rispondono come vorrebbe lui. E questo, che, ecco, l'unica cosa che mi interessa sapere da voi qui pubblicamente di fronte agli altri, se sapevate tutte queste cose, se avete sentito un disco rotto o se avete adesso un'informazione un po' più completa di questa vicenda. Questo mi interessa, se no che senso ha? Veramente, perché l'interesse mio è di trovarmi in questa nicchia, l'ho già detto al professore, e di vedere se voi sapevate queste cose, se eravate al corrente di tutto o no, in parole povere. Ecco, altro che disco rotto. E come direttore del Master ti posso dire che, caro Peppino, che ci hai dato un arricchimento straordinario, perché ci hai sorpreso, parlo per me stesso, ma vedendo i loro volti credo che di parlare anche a nome di molti di loro. Tra l'altro, guarda, come studioso di filosofia politica mi ha colpito nella tua narrazione un evidente contrasto che c'è nell'argomentazione delle persone che non volevano riconoscere il diritto di Luana a terminare la sua vita, cioè se c'è un dogma che regna sovrano, un dogma, un principio accettato da tutta la cultura liberale democratica moderna è questo: l'individuo è il miglior giudice del suo interesse e del suo bene. Vuol dire, non ci può essere un altro a decidere per l'individuo, perché altrimenti sarebbe paternalismo, no? Questi tutti, ormai da Singapore a Rio de Janeiro, questo è il... Ma non è parte dell'interesse, del bene dell'individuo, la sua salute, la sua vita, quindi chi altro può decidere se non l'individuo? Vi rendete conto che quanto è contraddittorio pensare che un altro, tranne l'individuo, possa essere giudice della propria vita, della propria salute? Seconda osservazione è che evidentemente Eluana aveva scritto, aveva parlato, si potrebbe qualcuno dire, ma non hai un atto che dice quello che si chiama adesso il testamento biologico, ma il living will negli Stati Uniti, ma come? Ma noi non interpretiamo forse sempre le parole, gli scritti di persone sulla base di quello che hanno detto e quello che hanno scritto? Pensiamo cosa possiamo ragionevolmente concludere, che avrebbero in quelle circostanze voluto essere trattate così. Insomma, sono 2000 anni che interpretiamo le parole di persone che tra l'altro non hanno mai scritto niente, come un certo Gesù Cristo, un certo Socrate. Penso che si possa fare anche per degli esseri umani normali. Ma l'ultima osservazione che vorrei offrire agli amici e agli studenti, mi ha colpito un commento di un mio collega dell'NYU, professor Stephen Holmes, col quale discussi la vicenda di Eluana. E lui ebbe una frase che secondo me gli americani sono bravissimi in questo, una semplice frase.
quando si diceva coloro che riteneva che lei, che Luanda dovesse continuare a restare nello stato in cui era, lui disse: but she was not there, she was not her. Non era più lì, non era più lei. Questo voleva dire che non c'era più la persona, non c'era più quella persona. Il fine dell'attenzione medica, dello sforzo, non deve essere la vita biologica, ma la persona e la sua libertà. Se non c'è più la persona, devi lasciarla andare. Con sofferenza, ma devi lasciarla andare. E lo devi lasciare andare attraverso una legge, attraverso una discussione pubblica, come ci ha insegnato Beppino Englaro. La strada di andare in un altro paese, ammesso che sia praticabile, è una strada che lascia le cose come stanno in Italia. Ma è quella ancora peggiore, è la strada del sotterfugio, di farlo di nascosto, con il trucchetto, con lo stratagemma. Vedi, Beppino, tu nel tuo commento hai detto: io non sono un moralista, ma io insegno educazione civica e non posso assolutamente non dire quella che io ritengo sia una verità semplice. Guardate, cari amici, cari cittadini, che la cultura del sotterfugio, quella dei servi, il cittadino dice: questo è sbagliato, lo voglio cambiare. Il servo rubacchia, il servo mente, il servo la fa di nascosto. No, questo è un master in educazione civica e io devo insegnare come pensano i cittadini e non come pensano i servi. Senti, professore, mi lasci quelle due citazioni, certo, che ti ho detto. Cioè, sono solito fare solo due citazioni. Una che è più di un secolo fa, che è di un grande giornalista Pulitzer, che dice che un'opinione pubblica ben informata è una corte suprema alla quale noi ci possiamo sempre appellare di fronte a queste situazioni. È quello che è stato fatto, che è stato cambiato il clima culturale. Poi il nostro grande scrittore Sciascia ha detto una volta una cosa, cioè si soliti sempre dire che la speranza è l'ultima a morire, ma in queste situazioni è il morire l'unica speranza, non c'è verso. Non è l'unica, è l'ultima. In queste situazioni sono le ultime, le uniche due situazioni che riesco a fare di fronte a queste situazioni. Io sono contento che tu le abbia fatte. Ci vediamo tutti domani alla nuova lezione. Grazie Beppino, grazie a tutti. Grazie a voi.